In compagnia, come sempre, ovviamente, del nostro Stefano. Oggi ciao. Bello floreale. Sì, sì, anche se è freddo, è inverno, però insomma voglio chiamare velocemente la primavera a noi, dai, mettiamola così. Speriamo, speriamo. In compagnia di un ospite speciale che ce lo presenti e poi lo intervisti. Beh, ovviamente, sì, l'ospite è Simone Papi, che innanzitutto, Simone, ti ringrazio di essere qui con noi. Lui è un artista, un produttore, poi c'è un pianista, quindi ci racconterà. Il motivo per cui ho chiesto, insomma, la sua partecipazione è perché quando ascoltiamo una canzone, magari noi siamo attratti naturalmente dal solista o dalla band. In realtà la canzone è un'architettura prevede la partecipazione di così tante persone che tante volte sono anche più protagoniste, no, del brano stesso. Esatto. Però a questo ci arriveremo e vi spiegherò anche qual è il nesso con la cultura della sicurezza. Però intanto, Simone, te hai cominciato a approcciarti alla musica un bel po' di tempo fa. Eh sì. Un bel po' di tempo fa ho iniziato con Enzo Ghinazzi in Arte Pupo a 17 anni, che mi chiamò a suonare le tastiere nella sua band nell'85, per cui si parla veramente di tanto tempo fa. E comunque in 2 anni abbiamo fatto 2 volte il giro del mondo, per cui un'esperienza pazzesca per l'età che avevo, insomma. Mi sono svegliato subito, mi sono trovato davanti a... Poi niente. Catapultato proprio nel mondo lavorativo da giovane e poi niente, da cosa nasce cosa, tournée con Umberto Tozzi. Fino a che sono entrato in studio di registrazione, ho fatto il secondo disco di Laura Pausini. Insomma, tutti i nomi che immagino. Non il primo, il secondo, sì. Ho fatto il secondo disco di Laura Pausini, poi mi chiamo Raff per collaborare con lui. Una collaborazione lunga, fra l'altro. Una collaborazione lunga, 16 anni, sì. Mm-hmm. Abbiamo fatto tante cose. Ho iniziato come programmatore, tastierista, poi sono evoluto come arrangiatore, produttore, sono arrivato a produrre dischi insieme a lui, insomma. Ecco, come funziona, spiegalo a me profano, così come a chi ci segue, cioè come funziona? L'artista arriva con un'idea di un brano? Sì, dipende. Allora, ci sono gli artisti che preferiscono comporre le musiche da soli o comunque partecipare a parte della produzione da soli. E Raffa faceva parte di questa, insomma... porzione di artisti, e mentre altri sono dei semplici cantanti bravissimi, come può essere Mengoni, L'Amoroso, che però hanno bisogno di brani, perché non compongano loro direttamente, ma devono procurarsi dei brani, per cui c'è una ricerca approfondita dei brani, poi i brani vengono provinati, sul provino vengono selezionati, di solito si fa, diciamo il 40% in più dell'album di provini, e poi su tutti i provini vengono selezionati e poi i brani scelti vengono prodotti in studio. Tutti i nomi, fra l'altro, hai detto bravissimi, anche con Mengoni lo hai citato, lavorato. Sì, no, non ci ho lavorato con Mengoni, ci siamo incrociati, ho fatto la produzione di un pezzo di X Factor, che poi hanno preso lo stesso pezzo e gli hanno dato a lui, però io l'avevo fatto con un altro artista e no, non ci ho lavorato. Ok, ma... Con tutti gli altri, sì. L'artista, immagino sia bello lavorarci. C'è uno che ti porti il cuore, nel cuore, boh, per il rapporto, per la canzone che è venuta fuori? Ma Raffaele, abbiamo condiviso parte della vita insieme, per cui è chiaro che ci sono legato in maniera particolare. Abbiamo fatto anche dei successi insieme, tipo Infinito, è nato tra me e lui, insomma, eravamo so Carlotta studio. Se te lo ricordi, te sei giovane, però io me lo ricordo. Quello lì. Allora. Io sto ancora qui a pensare a te. Allora, esatto. Poi vabbè, Alessandra, perché me l'hanno data, che ero in studio a missare Stupida e lei stava vincendo Amici. C'era l'attuale tastierista, che lui è rimasto con lei, e che praticamente venne giù dallo studio, perché era uno studio residenziale dove si viveva, diciamo. E praticamente lui era in salotto a vedere lei che vinceva Amici, mentre io ero giù accanto al fonico a missare il pezzo Stupida, e che scese giù, ha vinto Amici, tutto contento. Così,
Anche quella è stata una bella esperienza. Sì, anche perché poi comunque, a parte quello, ho fatto il disco dopo e il disco dopo ancora. Ah. Per cui c'è stata una collaborazione tra i dischi. Questo ce lo racconti, mamma mia quante storie, è incredibile. E infatti non grazie, vedo l'ora di tornare Stefano, per averci portato oggi un ospite così. grazie a Simone. No, grazie a voi. Vediamo allora di saperne di più. Grazie, a dopo. Eccoci qua, Stefano, eccoci qua. E cosa hai in comune, o meglio, cosa penso di avere io in comune con Simone, per quanto io non sappia mettere due note insieme? Quindi il fatto è che quando ci contattano le aziende, possiamo noi a proporci per avviare quello che è un programma di cambiamento culturale, non sempre sono sul palco, come succede quando facciamo gli show in teatro, anzi quando siamo nelle aziende stiamo dietro le quinte nel educare, nel, se vogliamo, fare un po' direttori d'orchestra di tutti quelli invece sono i protagonisti, manager e lavoratori, affinché pian piano si vedano le cose cambiare. Ecco che da questo punto di vista, quando c'è una composizione di un brano, magari mi sento, io non produco, realizzo musiche, armonie, però credo di poter creare quella che è la più bella armonia che c'è in un'azienda, ovvero la cultura della sicurezza. Ecco in questo dove mi trovo. Ecco Simone, il fatto di stare dietro le quinte, come lo vivi? A te sei stato in tanti tour, ce l'hai appena raccontato, anche sul palco. Sì. Ma lo stare che soddisfazione ti dà nel creare un qualche cosa come una canzone? Diciamo che il processo è molto lungo, cioè nel senso dall'idea della scrittura della canzone fino alla realizzazione un po' di tempo passa. La tecnologia chiaramente ci viene incontro, perché comunque con i computer oggigiorno si virtualizza tante cose che prima bisognava avere in macchinari, diciamo, in studio di registrazione. Per cui oggi si sta velocizzando un po' tutto il discorso della produzione musicale. Però è anche vero che si sta perdendo un po' di umanità nel fare le cose, perché prima ci voleva veramente tanto tempo, per cui si condivideva parte della vita insieme, mentre oggi col discorso di internet, che è comodissimo, perché chiaramente uno si scambia file in qualsiasi parte. Io attualmente sto lavorando per Londra e sono a casa e praticamente mando file su direttamente alla casa discografica e poi gli stampano, per dire. E però è chiaro che un po' si è persa quella cosa del contatto umano, ecco, quello un po' manca, è venuto un po' a mancare. Così come insomma in tutte le relazioni il contatto umano poi fa scaturire delle energie, certo, che magari appunto la comodità, perché è una comodità dell'online, non ci può dare, certo, assolutamente. Certo. Senti, mi viene da farti questa domanda, perché ci sono tante aziende, no, nel mio mondo, ignare, no, delle cose che noi facciamo e magari da autodidatti si arrangiano un po'. Ecco, succede lo stesso nel mondo della musica, cioè, ci sono artisti che magari avrebbero un potenziale, però non riescono a esprimerlo, perché oggi proprio grazie al digitale si può fare tanto homemade. Capita anche a voi? Esattamente così. Io ho uno studio di registrazione e sto gestendo uno studio di registrazione, e molto spesso arrivano artisti giovani che non hanno, diciamo, loro pensano di avere un'idea di cosa è una produzione musicale, però poi alla fine, all'atto pratico, non hanno proprio mezzi. Dalla semplice composizione all'arrangiamento, fino alla registrazione, fino ad arrivare anche alla promozione, perché poi si ritrovano del materiale in mano registrato, anche fatto bene, però poi non sanno a chi proporlo. Per cui ecco, secondo me, cioè, bisognerebbe sempre affidarsi o avere la consulenza di persone che comunque un minimo dentro il sistema ci sono, ecco, anche per avere un consiglio, un confronto. Beh, sì, sicuro, confronto. Insomma, è la stessa cosa avviene con noi, anche perché se poi per raggiungere l'obiettivo di un bel brano, un brano che buchi, insomma, che abbia una sua cassa di risonanza, di sicuro, insomma, l'esperienza, la professionalità di persone come te. Quindi, insomma, visto, se c'è qualcuno che ci ascolta, ti può contattare. Ma no? Certamente, sì, io c'ho il profilo Facebook, mi può contattare tranquillamente lì.
o sul mio sito, c'è l'email. Sono a disposizione. È un, al di là del discorso, è un lavoro, quello sicuramente, ma insomma, avere la soddisfazione poi di vedere fiorire nuovi artisti, questo è un piacere per tutti quanti. Come lato mio, è un piacere vedere le aziende, no, che magari all'inizio faticano un po', però poi con un po' di spinta riescono a comprendere come certe dinamiche sulla sicurezza sono un piacere seguirle, non solo un dovere, come spesso si accade. Visto che sei stato tanto in tour, ti è sempre andata bene? Mi è sempre andata bene. Devo dire, una volta c'era delle strutture anche più semplici, poi si sono complicate, poi vabbè, ultimamente proprio l'ultimo evento grosso è stato il compleanno di Francesco Nuti con Panariello, Conti e Pieraccioni, e tramite Marco Masini mi ha dato la responsabilità di fare l'orchestra. E lì era una struttura veramente grossa e io era qualche anno che non ero on stage, vedere tutti i tecnici col casco, ligi a tutte le regole. E sicuramente è una forma di cultura, è una forma anche di prevenzione. E di civiltà. E di civiltà. No? Che quindi, insomma, naturalmente ci sono attività più rischiose, attività meno rischiose, però insomma, certo, quando si vede che c'è una responsabilità nel non volersi far male, è un piacere un po', esatto, un po' per tutti. Esattamente. E non solo, possiamo auspicare non ci sia il cavo che magari al buio poi ci inciampi e te artista ti fai anche male. Beh, poi nell'ultimo slot magari parliamo di questo lavoro che stai facendo appunto per Londra e quindi dei progetti futuri. Grazie. Grazie mille. Stefano e Simone, beh, eccoci. Identiche intervista oggi. Sì, ma insomma un po' in generale anche artista. Beh, parlavamo di musica e di canzone. La canzone, cioè la musica è una bellissima espressione di comunicazione. Secondo te, dalla tua esperienza, quali sono gli ingredienti che fanno innamorare di una canzone? Cioè, c'è un'alchimia particolare oppure è un po' il caso? Bellissima domanda, complimenti. Secondo me, diciamo, l'imprinting viene sempre da chi la canta. Comunque riesce... Chi ha il messaggio da dare è quello che diciamo è fondamentale per il successo della canzone. Poi la canzone è chiaro che cioè anche come in tutte le cose, come in tutte le opere d'arte, c'è l'opera che riesce meglio e l'opera insomma, che riesce un pochino peggio, ma insomma. Però è importante che l'artista abbia comunicazione e soprattutto che abbia delle caratteristiche uniche. Poi un altro problema che c'è oggigiorno è che tutti tendono a imitare tutti, cioè quello funziona, allora facciamo come lui, mentre in realtà non dico che è sbagliato, però in assoluto. Però sarebbe interessante tirar fuori l'unicità dell'artista. Un po' di sperimentazione quella. Sì, anche perché comunque se il pubblico si affeziona a te, no al fatto di te che comunque imiti altre persone e entri in una coda che ce n'è un milione davanti a te, capito? Cioè, per questo è un consiglio che do anche ai giovani artisti che si approcciano alle produzioni, di trovare sempre quella particolarità, quella unicità che può funzionare e che può piacere al pubblico. Beh, del resto, insomma, con Rock and Safe noi osiamo dove nessuno ha mai osato, parlando di questi temi in questo modo particolare. Esatto. E come vedi. Mentre no, i classici tormentoni, chissà che quest'estate quali altri tormentoni arriveranno, quelle hanno delle, dal punto di vista tecnico, hanno delle regole, perché sanno già che funzionerà? Allora, non sanno se funziona, però hanno diciamo il canone, la scrittura del tormentone, ecco, poi ci provano. E alcuni funzionano di più, alcuni funzionano di meno. Ah, ok, quindi però insomma, ci sono delle regole, sì, ruotano fondamentalmente attorno. La ripetizione fino a che non viene a noia. Mm-hmm. La regola è questa. Bene. Ripetere il più possibile per far arrivare il messaggio nel modo più chiaro.
però non deve venire a noia, perché se viene a noia e io metto il due figli a casa, io provo a educarle, però al tormentone non si può fare a me. Esatto. Prima ci dicevi che stai lavorando su un progetto per Londra, di cosa si tratta, se lo puoi dire naturalmente? No, sto seguendo la fase di mix e master per una compilation che viene pubblicata da un'etichetta di Londra. Siamo su un genere musicale particolare? Un genere musicale particolare, molte ritmiche afroamericane, più che afroamericane, proprio africane. Cioè le pulsazioni ritmiche africane e con la dance, chiaramente. Quindi c'è un ritorno al tribale? Cioè... Un ritorno al tribale, esatto. Esatto. Mi riporta agli anni 90, insomma, l'ho vissuto. Un ritorno al tribale, sì. Queste fasi. E, mentre ecco, in generale, no, abbiamo vissuto più intensamente, no, un forte momento dove insomma la trap, o comunque insomma, è stato molto forte. Come lo vedi come genere? È in calo a pro di qualche altro genere, oppure è un qualcosa che durerà ancora? Ma allora, la trap in Italia ha avuto un percorso tutto suo, nel senso che non abbiamo noi origini culturali su questo genere, per cui è stato fatto diventare italiano e ha avuto anche un discreto successo, per cui cioè, non è detto che sparisca subito, perché molti dicono sì intanto dura un paio d'anni, è una moda, poi sparisce. Non è detto, perché comunque ci sono tanti artisti che si sono cimentati nel genere e hanno avuto anche un discreto successo, per cui va visto un attimino l'evoluzione della cosa. Ma è vero, io lo sento dire nei corridoi, te sei un addetto ai lavori, magari lo sai, che le sale di prove si stanno riempiendo un po' di più, cioè ci sono i ragazzi che vanno a provare un qualche cosa? Sì, devo dire che, se posso fare il nome dei Maneskin, diciamo, hanno dato un grosso contributo a questo ritorno della musica suonata, perché molto spesso basta un computer, avere un minimo di pratica di programmazione per produrre dei brani, però la musica è anche contatto umano, come dicevo prima, per cui anche il fatto di suonare insieme crea delle energie, delle sinergie anche, che possono essere anche vincenti. Maneskin ne sono un esempio. Hai ascoltato l'ultimo album? L'ho intrasentito, lo voglio ascoltare meglio. Ok, allora poi in un altro appuntamento ci dirai, io l'ho ascoltato e beh, di sicuro è orecchiabile, nel senso sì. Anche perché dietro c'è un produttore che ha fatto hit in tutto il mondo, esatto. E quindi è un pop rock. Esatto, bravo. Simone, grazie davvero di essere stato con noi, ci rivediamo in tante altre occasioni. Grazie a te. Ricordatevi che insomma potete contattarlo, ragazzi, che volete insomma capire un po' come strutturare meglio la vostra opera musicale, che insomma magari così verrà qualcosa, no? Di più affinato. Grazie davvero, Simone. Grazie a voi. Simone. Grazie a voi. E grazie anche a te, grazie, Stefano. Grazie a te, Carlotta. Ci vediamo fra un paio di settimane. Prestissimo, quindi. Chissà in quale altro modo ci stupirai. Beh, lo scopriremo vivendo. Grazie. Cioè, sì. Adesso fuori porta.